In questo libro ci sono all'incirca una quarantina d'anni di esperienza sulla piazza, sia di radiestesia, c'è anche un po' di radionica, perché poi tutte queste discipline, geobiologia, radiestesia, radionica, si intrecciano. Non è che dove finisce una comincia l'altra, ma una ha bisogno dell'altra, si integrano a vicenda, ecco. E questo, il titolo, Le energie della terra e del cielo, ecco, in realtà è un trattato di geobiologia. La parola geobiologia è un neologismo che avrà all'incirca 60-70 anni, è formato da tre parole greche: geo, terra, sappiamo tutti, bios, vita, e logos, che vuol dire parlare di trattare un certo tipo di argomento. Quindi allora si può dire che la geobiologia è una disciplina che studia, ecco, le influenze che le energie cosmiche e soprattutto della Terra hanno sull'uomo, e non solo sull'uomo, anche sugli animali e sui vegetali. Ecco, praticamente sulla vita che c'è sulla superficie della Terra. Naturalmente questo libro non tratta solo delle energie della Terra, ma tratta anche, come ho appena detto, delle energie che arrivano sulla Terra dal cosmo, e anche delle cose che produce l'uomo, dei vari macchinari, delle varie costruzioni, eccetera, eccetera, che l'uomo produce e poi che si trova immerso, si trova intorno, o anche tipologie di case che vengano poi abitate dagli esseri umani. Ecco, tratta naturalmente anche di onde di forma, cioè gli oggetti, il mobilio, gli oggetti hanno tutte, e anche il materiale con cui sono composti, hanno delle emissioni. Anticamente c'erano degli stili del mobilio che c'erano dei mobili rotondi, cioè che non avevano spigoli, ecco, come se fosse un po' sto tavolo qui, ecco, io me le ricordo un po' laccati. C'erano correnti esoteriche dove conoscevano il valore dell'energia e delle emissioni energetiche degli oggetti, ed è il periodo anche dei grandi costruttori che io adoro, i costruttori del gotico, delle cattedrali gotiche e prima delle cattedrali romaniche. Più che chiese si potrebbero definire macchine di energia. Uno entra dentro, si sente rigenerare. Non per niente una volta andavano di moda così i famosi pellegrinaggi a certi santuari, ma perché? Perché uno andava lì a ricaricarsi, al di là che potevano esserci dei miracoli o non miracoli, no, eccetera, ma si andava proprio per ritemprarsi, caricarsi, ecco, perché effettivamente sono luoghi che hanno una marcia in più. È una cosa, è come farsi delle indovene di ginseng, proprio di mezzo litro di ginseng. Uno viene fuori proprio ricaricato, ma sta bene sia fisicamente, anche mentalmente, emozionalmente. E anticamente, cioè, questo era anche lo scopo che affiancava anche il discorso spirituale, ecco. Quindi nel libro troverete anche qualche notizia su questo genere qui di cose, e in più tratterò anche delle varie memorie o tracce energetiche che ci possano essere negli ambienti in cui viviamo, in una casa, in un appartamento in cui viviamo, nell'ufficio in cui si lavora normalmente, magari anche da anni, eccetera, ci possano essere delle energie che interagiscano col nostro campo energetico personale. È sempre, direi, interessante quando uno va a abitare in un posto che non è una casa nuova appena costruita, che magari ha una storia, informarsi su chi abitava prima, magari anche, ecco, così, per vedere che può succedere
non so che, soprattutto se non vengano purificati gli ambienti, ecco, che possano ristagnare appunto delle memorie energetiche di persone anche lungo degenti. Certo, uno non è che lo vede così, però persone dotate con un minimo di sensibilità avverte magari un certo disagio entrando in una stanza, eccetera. Mi ricordo anni fa che mi aveva chiamato una signora che dice: io c'ho una bella casa, ma c'ho anche una bella finestra che dà su un parco. Diceva: ma non posso andare lì a guardare perché mi viene un'angoscia, eccetera. Dico, poi dico, vado lì, controllo, dico, è vero, dico, giusto, c'hai ragione, è una zona qui che non c'è una buona energia. Dico, prova a informarti chi ha abitato prima, eccetera. Morale, c'era una famiglia in cui poi una persona, una donna così, si era buttata giù. Si vede che si era talmente immedesimata, talmente depressa, eccetera, che ha lasciato una sua memoria energetica. Possiamo dire brevemente che la geobiologia, è vero che in Europa è stata riscoperta intorno nel secolo scorso, verso il 1940, però ha una storia molto antica. In India viene già citata nei testi vedici, quindi che sono sacre scritture, più di 5.000 anni fa, e c'era la geobiologia, che in India si chiamava Vastu, questo è il termine che usavano loro. E poi hanno esportato in Europa un libro che si chiama Vasati, che parla appunto di questa geobiologia. Vasati vuol dire proprio casa, dal sanscrito vuol dire casa. Poi in Cina c'è il classico Feng Shui, no? Come viene chiamato. La pronuncia giusta sarebbe Feng Shui, che vuol dire vento e acqua. Anche gli egizi erano molto molto attenti nel costruire i loro templi, le loro piramidi, loro addirittura, oltre che vedere come erano le energie del sottosuolo, geotelluriche, controllavano anche il discorso celeste, e ad esempio le tre piramidi principali sono orientate sulla cintura di Orione, sulle tre stelle di Orione, le tre piramide principali, per fare una citazione. I romani, i nostri parenti di un paio di millenni fa, avevano il loro sistema. Cosa facevano? Quando volevano costruire delle città, eccetera, un po' prima sceglievano la zona, la recintavano così e mettevano a pascolare dei montoni, delle pecore. Poi dopo un anno le prendevano, le macellavano e gli controllavano i visceri e il fegato. Se vedevano che non c'erano, erano sani, che non c'erano state degenerazioni, eccetera, loro costruivano, altrimenti non costruivano. Adesso non so se mangiavano le pecore, molto, comunque non costruivano, ecco, sceglievano un'altra zona. E anche naturalmente gli stessi etruschi erano molto bravi e molto attenti nel costruire, eccetera, badare alle energie. E naturalmente anche i giapponesi, i persiani, eccetera, eccetera, perché anche i giapponesi, se voi vedete, hanno quelle specie di pagode, anche un po' come in Cina, eccetera. Questa architettura non era così, sono proprio architetture energetiche per scaricare oppure per attirare le energie. Nel Medioevo, come ho già accennato prima, nel nostro Medioevo, ecco, c'erano degli architetti che direi proprio sublimi, non avevano niente, non avevano le nostre gru, i nostri macchinari, eppure ti costruivano delle chiese, una cosa, ma poi soprattutto in chiave esoterica, in chiave proprio geometrica, usando proprio le misure auree, e la chiesa diventava una cassa di risonanza. Infatti quando suonano gli organi, no, certe chiese sono dotate di organi,
c'è un'acustica fantastica, parlo di chiese che non sono state poi modificate nel tempo, chiese originarie che sono eccezionali. Si arriva fino al 1700 dove per cominciare a trovare i primi scritti un po' di geobiologia sulle energie della terra e poi si arriva, come dicevo, al secolo scorso dove c'era un certo dottore, parecchi sono dottori che hanno praticato o i pionieri, ingegneri e dottori che hanno praticato la geobiologia. Ad esempio il dottor Hartmann, di cui c'è una rete che avvolge la Terra, si chiama rete di Hartmann, lui notava che in una casa, in una villetta, a distanza di tempo, cioè era morto il nonno, poi era morto il figlio, poi era morto il figlio del figlio, cioè c'era proprio una catena. E dice, ma com'è possibile? Dico, ma com'è che tutti si ammalano della stessa malattia? A forza di pensarci si è reso conto che sotto la casa c'erano delle energie che irradiavano in superficie, nella casa stessa e anche sotto il letto, così, delle energie geopatiche, così, e lui è stato uno dei precursori che ha evidenziato questa cosa qui. C'era anche un certo George Lakowski, bravissimo, lui sui circuiti oscillanti, poi c'era anche un certo dottor Curry, che aveva anche lui inventato una rete che si chiama Curry, anche lui, poi c'era anche un altro di nome, un altro dottore, anche questo, Peyre, anche lui aveva inventato un'altra rete un po' più grossa, inventato, scoperto, ecco, diciamo, ecco, dandogli il nome, hanno preso il nome queste reti dagli scopritori. Questi nodi di Hartmann ci sono in tutte le case, bisogna poi vedere se sono in posizione che potrebbero al limite creare qualche problema, disturbare, eccetera, come trovarsi sotto il letto, cose di questo genere. Ecco, magari uno non dorme bene, si alza magari più stanco, eccetera, e dice, ma non riesco a dormire bene, non va a pensare che magari sotto il letto ci può essere magari un nodo di Hartmann. Mi ricordo di un mio amico che aveva, però io non lo sapevo, aveva cambiato appartamento. Io l'avevo incontrato più o meno dopo un anno che aveva cambiato casa. E dico, come va qui là? Andrebbe bene, fa, peccato che c'ho la figlia che ha sempre mal di testa, sarà un anno sta parte che ha mal di testa. Sono andato dall'oculista, mi ha detto di provare gli occhiali, sarà la vista per lo studio, sta bambina aveva più o meno 10 anni. Quando mi ha detto che aveva cambiato appartamento, allora dico, ma prova a farmi una planimetria, uno schema della casa e mettimi la posizione dei letti e anche i punti cardinali, nord, sud, est, ovest. E avevo visto che il letto della bambina era esattamente girato al contrario di come normalmente dovrebbe trovarsi, insomma, ecco, cioè un letto normalmente dovrebbe avere la testata a nord e i piedi a sud, no? Sull'asse magnetico terrestre, no? Dove scorrono le energie. Gli ho detto, se prova a fare così e così e così. Morale, dopo una settimana, 10 giorni, erano quasi scomparsi del tutto sti emicranie, cefale, che aveva da circa un anno, ecco, solo per un discorso di questo genere. La Terra, la nostra Terra, ovviamente è un essere vivente e come tale ha il suo campo energetico che si espande intorno ad essa, quello che gli scienziati chiamano biosfera, cioè sfera della vita. E come ogni essere vivente, se qualcuno conosce i rudimenti della medicina cinese, no? Ha le sue linee come abbiamo noi, i meridiani di energia, eccetera, quindi anche la Terra ha le sue linee di energia, che i cinesi chiamavano anche le vene del drago, eccetera, no? Con dei punti specifici con particolare energia. Quindi
Io dico sempre che di per sé nessun luogo, se utilizzato saggiamente, seriamente, è ostile all'umanità, però dovrebbe avere un minimo di conoscenza delle energie. I nostri nonni, bisnonni sapevano benissimo che le paludi, eccetera, erano nocive al di là anche delle zanzare che avevano, quindi stavano alla larga. Questi luoghi paludosi avevano delle problematiche di energia che uno non si sognava di sicuro di andare a costruire a ridosso di una palude, eccetera. Lo dico perché le persone con un minimo, diciamo, di capacità e di conoscenza evitano certi posti che potrebbero, naturali, che potrebbero essere dannosi per l'uomo. Ecco, ecco, naturalmente parlo dei fiumi sotterranei. Quando parlo di geopatie intendo fiumi sotterranei che transitano sotto le case, gli appartamenti, parlo di laghi sotterranei, di falde acquifere, di caverne, gallerie, anche delle stesse faglie, eccetera, rete di Hartmann, Curry, e poi anche di eventuali giacimenti minerali, delle emissioni di gas di certe rocce, no? Esistono delle rocce, soprattutto piuttosto nel meridione, in Puglia, in quelle zone lì, delle rocce particolari che emettono il gas radon, non so se qualcuno l'ha sentito. Ecco. Naturalmente i nostri vecchi, sa, che non avevano studiato tanto, ma avevano una grande saggezza pratica, no? Così, quando costruivano le case, le cantine avevano sempre una finestrina che dava sulla strada, no? E aperta, perché sto gas radon, venendo dal sottosuolo, si scaricava all'esterno attraverso queste finestrine che di solito erano socchiuse, aperte, eccetera. Ecco, perché ovviamente nel tempo, se uno lo respira, eccetera, potrebbe dare fastidio in questo senso qui. Poi c'è l'inquinamento indoor, quindi in casa, e lì ci può essere un eccesso di ioni positivi che a un certo punto debilitano, fanno sentire stanchi, eccetera, se uno non fa entrare luce, aria fresca, eccetera, no? Sempre i nostri vecchi, la prima cosa che facevano al mattino, spalancavano, eccetera. Infatti uno dei primi interventi che non costa niente è la luce solare è una delle energie che dicevo non costa niente ed è altamente purificatrice, quindi entrando purifica, eccetera. Un po' è un lisoform naturale. Poi, sempre come inquinamento indoor, ci può essere il colore usato male delle pareti, che adesso si usa il termine lo stress da colore, no? Quando cioè in certe stanze si usa un colore sbagliato, non so. Uno gli piace un rosso, un bordone in una stanza da letto dove va bene un viola, dove va bene un azzurro o un blucina come questo, ecco, un indaco. Il mobilio l'abbiamo già detto, poi ci possono essere i tendaggi, le tappezzerie che sono tessuti, cose che possono assorbire e mantenere la memoria nel tempo. Quando uno vuole cambiare una tappezzeria, un errore ingenuo sarebbe quello di mettere la tappezzeria nuova su quella vecchia. Bisognerebbe sempre togliere quella vecchia e mettere la nuova tappezzeria sul muro, perché la tappezzeria vecchia ha delle memorie, delle energie, magari era lì da 10-20 anni, per dire. Le varie geometrie dei pavimenti, delle pareti, la posizione del letto, ve l'ho detto, eccetera. Ecco, poi cosa si può ancora dire? Ecco, le memorie, ne abbiamo già parlato, ecco, abbondantemente prima. Poi l'inquinamento esterno, ecco, tratta ad esempio di fognature, pozzi neri,
cimiteri, campi di battaglia, resti umani, seppelliti, uno non lo sa, ci costruisce sopra, magari cimiteri. Ecco, la qualità ovviamente dell'aria, siti archeologici e uno magari non lo sa, eccetera. Ecco. Poi c'è l'inquinamento cosmico, questo l'ho già detto prima, ci sono i raggi cosmici, l'energia solare, e ci sono le varie macchie solari che una volta erano molto più importanti di quanto non lo siano ora. Le macchie solari agiscono sulla Terra secondo un ciclo di 11 anni e mezzo, però essendoci già sulla Terra un surplus di energia, praticamente non si avvertono più di tanto questi arrivi di energia prodotti dalle macchie solari, da questo vento solare, eccetera, eccetera, perché c'è già un eccesso, se vogliamo chiamarlo così, di energia prodotto da noi sulla Terra. Per cui una volta erano importanti e si avvertivano, adesso invece non si sentono più di tanto. Mi ricordo che nel 1800 qualcosa avevo letto da qualche parte, addirittura c'era stato un blackout durante un periodo di molto intenso di macchie solari che erano andate in tilt delle strumentazioni radioelettriche, telefoni e cose del genere, mi sembra negli Stati Uniti, eccetera. Ecco, l'avevo letto. Posso accennare ancora brevemente, ecco, sulle geopatie, ecco, fiumi sotterranei che possono passare sotto una casa. È chiaro, un fiume sotterraneo, non quelli esterni che anzi rallegrano, vivacizzano l'ambiente, ecco, ioni negativi, eccetera, proprio creano una certa umidità. Parliamo di fiumi sotterranei, di falde acquifere sotterranee, eccetera, sorgenti sotterranee che nel loro scorrere, se passano per esempio, come dicevo prima, sotto un letto dove uno poverino la sera dice adesso sono stanco, vado a dormire, invece trovandosi a passare sotto il letto uno non lo sa, è chiaro che un fiume nello scorrere crea un movimento di energia, ecco, quindi uno è irradia sulla verticale un po' di arruffamento, un po' di stimolazione, e quindi uno va lì per rilassarsi, invece si sente un po', ecco, un po' come entrare in discoteca con le luci psichedeliche e tutta la musica che rimbomba, ecco, solo che lì uno lo va e sa quello che trova, invece andando così, andando a letto, uno non ci pensa, però succede un discorso di disturbo proprio all'energia, ecco. Idem le faglie non sono fiumi o falde acquifere, ma sono delle rocce sottostanti che sono spezzate, sono formazioni rocciose che sono proprio, diciamo, tranciate come, ecco, vicine più o meno così, ecco, che c'è proprio questa frattura che può essere, io adesso qui riesco a farlo solo verticale, no? Ma c'è anche orizzontale. E quindi ste rocce si possono muovere in questo senso qui, sfregare uno contro l'altra o anche in orizzontale. Ecco, facendo questo irradiano in superficie proprio come un'energia che di forte stimolo. Io mi ricordo anni fa, dalle parti del Messinese, c'era stato anche in televisione, prendevano fuoco, mi sembra Caronia, non so se mi ricordo bene il nome di quel paese, che si incendiavano elettrodomestici, poltrone, così senza motivo, eccetera. Ecco, io avevo così dato un'occhiata e mi sembrava che sotto ci potesse essere appunto una faglia che creava, che quando si attivava possono star lì ferme per te, e quando si muoveva, poi lì passava la ferrovia, anche lì le ruote dei treni ogni mezz'ora, 5 minuti, eccetera, anche lì creavo ulteriore elettricità, eccetera, e succedevano dei fenomeni che non erano riusciti a spiegarsi, ecco. Questo è un esempio di questo genere.
Poi ci possono essere anche dei giacimenti minerari. Ecco, è chiaro che un buon giacimento minerario è una buona emissione verso la superficie. Noi parliamo sempre di cose sotterranee che emanano verso la superficie dove noi viviamo, eccetera, eccetera. Ecco, poi cioè la qualità dell'energia del giacimento dipende dal tipo di giacimento, può essere giacimento di quarzite, di rame, eccetera, e lì cambia un po' l'energia. Ecco. Ci possono essere laghi sotterranei, caverne sotterranee, e lì cambia un po' il discorso. Un lago, ad esempio, sotterraneo, e uno ci vive sopra con la casa, è diverso un lago. Ecco, l'acqua è ferma, non si muove, è un lago, abbiamo visto, ecco, quindi sotterraneo parlo sempre, per cui lì c'è come si potrebbe dire, crea come un vuoto in superficie, come una stagnazione, come un blocco, ecco, per cui anche lì uno può sentire dei disturbi, idem anche il petrolio, giacimenti. Se uno dice guarda butto giù la casa e faccio un pozzo di petrolio, dice la casa vado da un'altra parte, dico mi reputo fortunato, ma intendevo dire che un giacimento di petrolio è un po' come un lago, quindi è un discorso sempre di liquido, eccetera. Ecco. Può succedere che sotto una casa ci possa essere anche più di un fiume sotterraneo che magari passando a una certa profondità, metti 20 metri per dire sotto la casa, e ce ne sia anche un altro che passa a 35 metri. Allora a un certo punto si possano incrociare sotto la casa, e dove c'è l'incrocio, così è chiaro, irradia un'energia notevole di disturbo maggiore, più amplificata di un singolo fiume, ecco, per cui è un disturbo amplificato, e questo spesso succede. Nel costruire le cattedrali, le chiese, spesso gli architetti che vanno, soprattutto quelli di un tempo, usavano proprio fiumi sotterranei, eccetera, per aumentare l'energia dentro la chiesa, e loro sapevano come trasformarla attraverso le reliquie, eccetera, cose di questo genere. Ecco, non sto lì a dilungarmi sul discorso chiesa, però posso semplicemente concludere il discorso chiesa, che dove c'è l'altare, parlo degli altari originari, non quelli che poi nel tempo sono stati cambiati di posto, allora è diversa la cosa, ma dove c'era l'altare originario era il punto di incontro e di trasformazione delle energie che venivano dalla terra e che venivano dal cielo, perché se voi notate sopra di solito l'altare c'è una specie di cupola con il, lo chiamano lanterna o lanternino, che ha delle finestre dalle quali entra la luce. Ecco, quindi diciamo l'energia del cielo e l'energia della terra che si incontrava dove c'è l'altare, e il prete che officiava la messa e i rituali la trasformava e la mandava alle persone che erano in chiesa, che assistevano e dalla quale poi traevano beneficio, cose di questo genere. Questo in sintesi è un po' anche il significato delle costruzioni un po' religiose, eccetera. Il libro lo termino così volutamente citando San Francesco, il Cantico delle Creature, perché mi è piaciuto, perché San Francesco nel Cantico delle Creature, circa 800 anni fa, lui ha vissuto a cavallo del 1100-1200, ecco, lui aveva fatto sto Cantico delle Creature chiamando sorella acqua, fratello sole, sorella terra, eccetera, eccetera, proprio, io l'ho definito nel libro, dico, il primo geobiologo ante litteram, cioè che aveva capito tutto di come ci si dovrebbe comportare sulla terra. Ecco, lui era per l'unità
di tutte le cose. Ecco, in effetti in questo Cantico delle Creature San Francesco evidenzia il legame tra l'uomo, la natura e Dio, ecco, parla proprio di questa unica cosa e se la cosa è gestita in armonia funziona tutto bene. Adesso purtroppo c'è qualche magagna, qualche problemino, insomma.